Ormai potremmo dire che è stata conclamata anche i maggiori fautori della prima ora sono infatti costretti a dire che l'auto elettrica si è rivelata un flop. Certo, non è una novità dell'ultima ora, eh? I mercati finanziari l'avevano evidenziata da tempo questa crisi. Pensando all'auto elettrica, immediatamente la mente ci suggerisce Tesla. Ebbene, il titolo Tesla alla borsa di New York ha toccato il suo massimo storico il 5 novembre del 2021. 2021, capite, 3 anni e mezzo fa. Da allora una lenta ed inesorabile discesa. Quindi Wall Street aveva già capito quasi 4 anni fa che il business delle auto elettriche sarebbe stato un flop. Ed oggi, infatti, l'azione Tesla alla borsa di New York vale meno della metà del valore che aveva nel 2021. Il 15 aprile la casa automobilistica texana ha annunciato il licenziamento del 10% della forza lavoro. Si tratta di 14.000 lavoratori. Il segnale era quindi più che evidente. Poi, se volevamo avere una conferma, pochi giorni fa è stata comunicata la prima trimestrale dell'anno e i dati sono risultati deludenti, per non dire allarmanti. Utili nei primi 3 mesi dell'anno diminuiti del 55%, il fatturato del 9%. Il calo del fatturato era avvenuto solo nel 2020 e tutti sappiamo naturalmente il perché. Vedere quindi i ricavi scendere del 9% è una notizia inquietante. Per quanto riguarda gli utili, certo, si sapeva che sarebbero diminuiti, visto che Tesla, per cercare di supportare le vendite, soprattutto nell'ultimo anno, ha iniziato una politica di riduzione dei prezzi. Ma vedere nella casella utili meno 55%, beh, fa comunque una certa impressione. Conoscendo i dati catastrofici, Elon Musk ha utilizzato uno stratagemma per evitare l'ennesimo crollo delle valutazioni in borsa. Uno stratagemma che a mio avviso era semplicemente banale. Contemporaneamente alla diffusione dei dati economici, come detto, semplicemente disastrosi, ha annunciato che i nuovi modelli meno costosi previsti in commercio per la seconda metà del prossimo anno saranno disponibili già all'inizio del 2025, se non addirittura alla fine dell'anno in corso. Questa boutade ha, come al solito, fatto breccia sugli investitori ed il titolo è salito in borsa nonostante appunto la disastrosa trimestrale. Io ritengo che se il settore, diciamolo in termini volgari, non tira, hai voglia a raccontare le favole, non c'è nulla da fare, i nodi prima o poi vengono sempre al pettine. Chiaramente ho citato Tesla, che nel campo possiamo appunto definirla come l'azienda simbolo del settore, ma le vendite di auto elettriche hanno avuto cali diffusi. Nell'Unione Europea, nel mese di marzo, le immatricolazioni dell'intero comparto automobilistico sono aumentate del 5,2%. Nonostante le immatricolazioni di auto elettriche siano contemporaneamente diminuite dell'11,3%. Hanno avuto, diciamo, l'ennesimo boom solo le auto ibride, che ormai valgono intorno al 30% dell'intero mercato.
e sembra proprio che ancora una volta abbia avuto ragione il signor Toyoda. Non è un mio errore di pronuncia, sapete che l'imprenditore che ha fondato la casa automobilistica giapponese si chiamava Toyoda con la D di Domodossola e non Toyota con la T di Torino. Comunque, come sapete, la Toyota, cioè la casa automobilistica, non ha nascosto mai le proprie perplessità sul futuro delle macchine 100% elettriche, automobili che necessitano quindi di batterie, le quali devono essere ricaricate in continuazione. La Toyota ha sempre puntato sul motore ibrido, che come noto utilizza l'energia cinetica recuperata in fase di decelerazione e frenata per caricare una batteria elettrica. E con l'energia immagazzinata, in questo modo l'auto può viaggiare in elettrico. Quindi, come detto, nell'Unione Europea un mese di marzo veramente problematico per le auto elettriche. Certamente il meno 11,3% di immatricolazioni è dovuto in particolare al terrificante meno 28,9% fatto registrare dalla Germania. Sappiamo tutti che il mercato delle auto elettriche è continuamente drogato dagli incentivi statali, senza i quali le vendite del full electric sarebbero veramente risibili. Ma appunto, nonostante i generosi incentivi, gli italiani, ma non solo loro, sono davvero diffidenti e vedono nel full electric più problemi che vantaggi. Naturalmente il costo ancora piuttosto elevato delle auto elettriche di fatto esclude dal mercato una buona fetta di possibili acquirenti. Ma sono anche i problemi dovuti alla ricarica che continuano a pesare come un macigno. Ricordiamo ad esempio che il 74% degli italiani vivono in condominio. Ed infine anche l'autonomia è un problema che non ha ancora visto una soluzione. Sono recenti gli scandali che hanno interessato le case automobilistiche, ree di pubblicizzare autonomie enormemente gonfiate e quindi non corrispondenti alla realtà. Ma basterebbe solo citare questo dato, attenzione, per far comprendere la difficoltà nel quale si trova il settore delle auto elettriche. Sentite, dei 950 milioni di euro di incentivi statali, ovviamente, disponibili per il rinnovamento del parco mezzi circolante, soltanto 7 andranno all'acquisto di auto elettriche. Insomma, gli incentivi messi a disposizione dal governo sono quasi per intero stati utilizzati per l'acquisto di auto con motori termici, che però avevano ovviamente bassi livelli di emissione. In conclusione, quindi, fatemi rivolgere un appello a questa Unione Europea che continua ad insistere con le politiche cosiddette green, che poi green non sono. Cara Bruxelles, basta con queste politiche che sostanzialmente vanno contro al buon senso.